civico, primo teatro costruito alla Spezia, fu anche il primo edificio realizzato all'esterno del tracciato delle mura, nell'ottica di espansione della città verso il mare. I lavori iniziarono il 6 luglio 1840. Progettista l'architetto genovese Ippolito Cremona. Secondo i canoni del più rigoroso neoclassicismo era lungo 40 metri, largo 20, con 4 ordini di palchi e facciata lineare con loggiato, sovrastato da un timpano, ornato da 5 statue di marmo raffiguranti la musica, la tragedia, l'arte plastica, le allegorie del golfo e della città della Spezia. Oggi queste statue sono collocate nei giardini della città. La sala era a ferro di cavallo con 3 ordini di palchi e loggione. Al primo piano le sale del casino civico, punto di ritrovo per incontri culturali e mondani. Di Francesco Gonin, artista piemontese, erano la pittura del sipario e le decorazioni. L'inaugurazione avvenne il 18 luglio 1846 con l'Ernani di Verdi, tra l'entusiasmo dei presenti. Iniziava così una nuova fase di vita culturale per la città, di cui il teatro divenne centro artistico, sociale e politico. Successivamente il civico subì un processo di decadenza e le attività teatrali si ridussero progressivamente. Trasformato in cinema nel 1924, venne chiuso per ragioni di sicurezza. Nel 1933, demolito il Politeama per l'apertura della nuova Piazza Verdi, venne riaperto il nuovo civico con la Tosca di Puccini. L'intero edificio fu completamente ristrutturato, assumendo l'aspetto odierno ad opera dell'architetto Franco Oliva, in collaborazione con lo scultore Augusto Magli. Oliva creò una sintesi tra il teatro settecentesco e la moderna sala cinematografica. Scomparsi gli stucchi e le ornamentazioni pesanti, accentuato nella facciata il verticalismo delle linee, la sala risultò armonicamente semplice. Magli realizzò la decorazione della cupola apribile, circondata da una fascia con le costellazioni zodiacali. Il nuovo civico venne concepito da subito come un cinematografo e questa fu la sua attività preminente, anche se non mancarono interessanti spettacoli futuristi, come la Singolar Tenzone, avvenuta nel 1933, del poeta Filippo Tommaso Marinetti. L'attività del teatro venne interrotta il 20 giugno 1987 per inagibilità e il teatro rimase chiuso per restauri fino al 1995. L'intervento conservativo ha mantenuto e ripristinato la struttura e le decorazioni originarie. Oggi il civico ha ripreso in pieno la sua funzione di teatro della città.